Buonasera a tutti, ospiti, autorità. Desidero aprire i lavori dei primi stati generali del verde urbano che il Ministero dell'Ambiente, attraverso il Comitato, ha inteso realizzare qui a Roma alla vigilia della giornata degli alberi che cade, come sapete, per legge il 21 novembre. Alcuni dei relatori sono attualmente impegnati per ragioni istituzionali nello svolgimento di alcune riunioni, ci raggiungeranno in corso d'opera. Siamo particolarmente onorati di avere la presenza del Ministro Galletti. Come sapete, la legge 10 del 2013, della quale oggi tracciamo un primo provvisorio bilancio, è una legge attraverso la quale il Parlamento ha fatto una scelta precisa di incardinare nell'ambito di competenza del Ministero dell'Ambiente le attribuzioni che riguardano il verde pubblico e, nello specifico, il verde urbano. Si tratta di un tema centrale che tocca una questione che diventa anche un po' paradossale chiamare con il suo nome in giorni così cupi, così difficili, ma riassuntivamente è certamente quella della vivibilità urbana. La legge vuole città più verdi, più a misura d'uomo, nelle quali in qualche modo la vivibilità sia la migliore possibile. È una sfida. Una sfida sulla quale sono impegnati l'amministrazione centrale, forze politiche e società civile. È una sfida con la quale noi dobbiamo in tutte le città del nostro paese fare i conti avendo riguardo alla necessità di rilanciare con forza le politiche del verde sul territorio. Io credo che in qualche modo vi fosse la necessità di fare un tagliando, un primo bilancio su questa legge e di conseguenza apro la discussione passando la parola al Ministro Galletti che ringrazio di nuovo della sua presenza. Mi limito solo ad aggiungere che per ragioni di normativa di settore gli interventi tutti sono registrati. E quindi in realtà saranno disponibili anche su internet successivamente. Grazie Ministro, prego.